Alberto Masi, protagonista anche di questo episodio che ha deciso il derby. Partiamo da lì e raccontaci la tua versione dei fatti. Ma secondo me è una versione assolutamente un rigore inesistente, nel senso che non c'è stato un minimo contatto, c'era solo una mano mia appoggiata, poi non so, mi hanno detto un intreccio di gambe, però non me ne sono accorto sinceramente e vorrei rivederlo pure io. Però secondo me è un rigore molto regalato, molto generoso. Ed è un peccato perché abbiamo fatto una buona gara, stavamo giocando bene anche il secondo tempo, poi dopo che abbiamo preso il gol abbiamo smesso un po' di giocare, abbiamo cercato queste palle lunghe, abbiamo cercato qualche spizzata, qualche seconda palla, però purtroppo è andata così e siamo consapevoli di aver dato il 100% e dobbiamo ripartire già da martedì contro Latina. La ricerca della palla lunga, soprattutto dopo lo svantaggio, è la conferma che ancora in questo campionato, quando la Ternana va sotto di un gol, perde un po' il lume della ragione, insomma, non riesce a recuperare. No, non credo sia così, credo che questa sia un po' una partita a parte rispetto alle altre, nel senso che comunque ci tenevamo tanto pure noi, quindi forse è sbagliato il modo, perché poi a mente fredda dici che se comunque avessimo continuato a giocare, però mente calda cerchi di recuperare la partita nel più breve tempo possibile e credi che la soluzione migliore sia cercare la palla in avanti, comunque avevamo gente strutturata e cercare qualche spunto su qualche seconda palla. Dobbiamo migliorare sicuramente su questo, però credo che c'è da ripartire da queste prestazioni che secondo me sono sicuramente positive. Senti, se non sbaglio era tua la rovesciata proprio a tempo scaduto, vero? Sarebbe stato un gran colpo. Sì, sarebbe stato un gran colpo, però peccato, dai. Bisogna, come ho detto prima, ormai questa partita è passata, dispiace tantissimo, è comunque un derby, però ce la metteremo tutta per risalire da questa situazione e sono sicuro che ne usciremo. La Ternana ha proposto anche per lunghi tratti una buona trama di gioco, il Perugia però ha dato la sensazione in un paio di fiammate anche nel primo tempo di essere pericoloso pur non avendo la disponibilità della palla. No, loro hanno avuto non moltissime occasioni, perché comunque mi ricordo forse solo una parata di Luca, però hanno giocato un po' sui nostri errori. Noi credo che abbiamo fatto la partita il primo tempo e fino a quando non abbiamo preso gol, poi l'abbiamo continuato a fare, ma forse nel modo sbagliato. Come ho detto prima, martedì si rigioca, è un bene, e cerchiamo di rimediare a questa sconfitta. Allora, il derby era stato preparato credo nel modo migliore, non c'era nemmeno tanta tensione in tutta la settimana, alla fine però è arrivata una sconfitta e ora, adesso, come sta la Ternana? Ah, prima di tutto volevo dire una cosa e ringrazio le persone che sono venute allo stadio, perché oggi per me, che non sono da tanto qua, insomma, sono venuti un po' di brividi, è stato bello vedere uno stadio del genere. Detto questo, poi siamo alla partita. Come sta? Secondo me usciamo con una sconfitta non credo meritata, e c'è rammarico, c'è rabbia, ma l'importante è che ci sia voglia già martedì di reagire nel migliore dei modi, perché io capisco e ne hanno piena ragione i nostri tifosi che questa per loro è la partita dell'anno, però noi adesso dobbiamo inevitabilmente guardare in avanti, perché abbiamo una classifica brutta, crediamo in questo momento di esprimere anche un calcio che non la merita, quindi dobbiamo pensare già alla Latina, non abbiamo altre possibilità. Chiaro che perdere una partita del genere, insomma, fa un po' rabbia. Ognuno la vede a modo suo. Bisoli era convinto che alla fine il risultato di 1-0 per il Perugia fosse giusto, c'è chi invece dice sicuramente, insomma, la Ternana ha dato qualcosa in più, ha fatto qualcosa in più, ha avuto anche qualche occasione, forse se vogliamo attribuirgli un po' un piccolo demerito, non ha avuto la reazione giusta dopo lo svantaggio.
Beh, io cerco di estranearmi un attimo dal fattore derby, perché sono allenatore, in questo caso allenatore di Perugia, dice che Perugia ha meritato di vincere, probabilmente, non lo so, non voglio neanche essere offensivo, ma penso che non abbia visto un'altra partita, cioè che loro meritassero di vincere, questo se lo deve levare dalla testa, poi se in questi frangenti li fa comodo dir così, dica pure così, insomma, non è un problema mio, Bisoli è uno che, insomma, vive di momenti probabilmente, perché va bene così, se lui è convinto, l'importante è che sia convinto lui. C'è un dato di fatto, ovvero se la Ternana va in svantaggio non riesce a recuperare la partita, e adesso possiamo già definirlo un problema questo? Definiamolo un problema, perché facendo così lavoreremo su questo. Io penso che questa sia una partita che esula un po' da tutto. Nel senso che la reazione c'è stata, a me piace vedere quello, poi abbiamo rischiato magari qualcosa perché comunque dovevamo riprendere il risultato, però la reazione c'è stata, non siamo riusciti a pareggiare, magari in questo momento, a parte la partita col Bari dove abbiamo fatto 3 gol in 20 minuti, facciamo un po' più fatica a far gol, però ci dobbiamo lavorare, i giocatori ce l'abbiamo, qualcuno poi rientrerà anche, andiamo avanti. Io guardo l'atteggiamento a me è piaciuto. Come hai visto l'episodio decisivo, quello di rigore? Ma sai, per me ero vicino, però io guardavo la palla, quindi per me è sempre problematico. Io penso che, l'ho sempre detto, nell'arco di un anno magari questi sono episodi che si compensano, però c'è da vederlo, insomma, è chiaro che se non è rigore è un errore dell'arbitro e noi non ci possiamo fare niente. Se qualcuno dice che è rigore, poi magari lo riguardo e vedrò che è rigore, abbiamo sbagliato qualcosa noi, lavoreremo. Un dubbio, tecnicamente, se fosse stato rigore non sarebbe stata anche espulsione di Masi, piuttosto che ammonizione? Mi chiedi un tecnicismo, cavillo tecnico. Un tecnicismo che non so, forse no, perché nel momento che la palla in mano ce l'avevo io, l'azione comunque era finita, non ha fermato una chiara occasione da gol. La voglio vedere così perché è un tecnicismo, altrimenti vuol dire che neanche lui era sicuro e non si è sentito di prendere una decisione in più. Nelle ultime 4 partite non siete riusciti a trovare una continuità nei risultati, probabilmente nel gioco in alcuni aspetti c'è stata una crescita costante, però è proprio questa assenza di continuità nei risultati che probabilmente vi sta penalizzando e testimonia anche la classifica. Sì, sì, no, chiaro che questo è un campionato dove abbiamo visto il Novara, sono venuti qua, l'allenatore era in bilico, lo volevamo andare via, mentre 3 partite di fila, guardate dove si trova. È normale che in campionato di Serie B la continuità è importante, però io voglio sottolineare il fatto che nelle ultime settimane noi abbiamo fatto secondo me un passo in avanti dal punto di vista delle prestazioni, della compattezza di squadra, che secondo me è importante, perché se ti esprimi secondo me a certi livelli con continuità poi i risultati puoi fare, e l'importante è quello. Non dobbiamo uscire con le ossa rotte da questa partita, perché ci abbiamo subito un altro impegno e dobbiamo far punti. Andiamo a Latina a cercare di prendere questi punti che ci servono e poi cercare di trovare una continuità che effettivamente in questo momento ci manca. Oh, una curiosità, sul rigore lei sei riuscito a toccare la palla in qualche modo? Sì, ti dico di sì, ma ti dico anche che ero sicuro che lo calciasse lì, guarda. Quindi lasciamo perdere. Preferivo buttarmi dall'altra parte. No, è un dispiacere, perché comunque quando sei convinto che magari la palla va lì e non riesce ad arrivarci... brava Terode, sì, l'ho forse toccata, sono andato proprio vicino. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo alla fine. Andiamo alla fine. Comunque bravo. Grazie. Grazie.